il dottor Max che vi parla, oggi sono a casa, vi parla dalla Tanzania. Stasera parlo a un gruppo di amici ormai consolidati, pochi ma buoni, come si dice. E stasera vi leggerò, naturalmente è mercoledì, quindi parliamo del piano B o piano C che sia. Vi leggerò un'introduzione a un libro che sì, molti lo conoscerete, no? È il famoso libro La quarta rivoluzione industriale di Carl Schwab, però pochi l'hanno letto e magari alcuni di voi hanno reset, però in effetti nel grande reset, il libro che lui poi ha scritto dopo la quarta rivoluzione industriale, che è del 2016, lui parla soltanto del Covid e quindi non è che sia illuminante il libro in sé. Io ho già spiegato che lui queste cose qui che mette insieme, l'ha messa insieme sul Covid, il libro che ha scritto sul Covid, il Grande Reset, l'ha messa insieme 448, mentre l'altro libro ci ha sicuramente dedicato più tempo nella preparazione. E si vede che in un certo senso, diciamo così, è ben fatto. Perché dico che è ben fatto? Perché lui menziona tutta una serie di cose che devono essere fatte, ora poi ve le leggo, e ci dà dei riferimenti. Quindi quando si legge c'è il solito numerino, no? Poi il solito numerino con il link e te vai poi alla fine del libro e c'è il numerino che ti spiega, no? Riferimenti. Tutto questo è importante perché tante volte purtroppo anche autori molto importanti, io vi dico sempre, state attenti a chi parla e invece a chi vi presenta delle fonti, no? Parla sempre in riferimento alle fonti, c'è cioè il numerino dove ti spiega appunto, o può essere un articolo di un giornale o una regolamentazione fatta da uno Stato, da una nazione, insomma lui ha ripreso un pochino, però tutto questo trend è qui che costituirà quella che lui ha chiamato la quarta rivoluzione industriale. Allora, c'è nessuno che ha domande? Allora, se non c'è nessuno che ha domande, adesso io vi leggo l'introduzione a questo libro che mi sembra che se non erro si può trovare anche in italiano, E dice praticamente: quarta rivoluzione industriale, naturalmente prodotto dal World Economic Forum nel 2016, ci mette anche l'indirizzo, eccetera. Introduzione. Delle tante sfide diverse e affascinanti che affrontiamo oggi, la più intensa e importante è come comprendere e plasmare la nostra rivoluzione tecnologica che comporta niente di meno che una trasformazione dell'umanità. Siamo all'inizio di una rivoluzione che sta cambiando radicalmente il nostro modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo gli uni con gli altri. Nella sua portata e complessità, quella che considero la quarta rivoluzione industriale è diversa da qualsiasi cosa che l'umanità abbia mai sperimentato sino ad ora. Ovviamente è Carl Schwab che scrive. Dobbiamo ancora cogliere appieno la velocità e l'ampiezza di questa nuova rivoluzione. Immagina la possibilità illimitata di avere miliardi di persone connesse tramite dispositivi mobili, dando origine a una potenza di elaborazione, capacità di archiviazione e accesso alla conoscenza senza precedenti. Oppure pensate all'incredibile confluenza di scoperte tecnologiche emergenti che coprono campi di vasta portata come l'intelligenza artificiale, la robotica, l'internet delle cose, i veicoli autonomi, la stampa 3D, la biotecnologia, le scienze dei materiali, lo stoccaggio di energia e informatica quantistica, solo per citarne alcune. Molte di queste innovazioni sono all'inizio, ma stanno già raggiungendo un punto di svolta nel loro sviluppo, mentre basano e si amplificano a vicenda in una fusione di tecnologie attraverso il mondo fisico, digitale e biologico. Stiamo assistendo a profondi cambiamenti in tutti i settori, segnati dall'emergere di nuovi modelli di business, dallo svolgimento degli operatori storici, dal rimodellamento dei sistemi di produzione, consumo, trasporto e consegna. Sul fronte sociale è in corso un cambiamento di paradigma
nel modo in cui lavoriamo e comunichiamo, così come nel modo in cui ci esprimiamo, ci informiamo e ci divertiamo. Allo stesso modo, i governi e le istituzioni vengono rimodellati, così come i sistemi di istruzione, assistenza sanitaria, trasporti e molti altri. Nuovi modi di utilizzare la tecnologia per cambiare il comportamento e i nostri sistemi di produzione e consumo offrono anche il potenziale per supportare la rigenerazione e conservazione degli ambienti naturali, piuttosto che creare costi nascosti senza nessun beneficio. I cambiamenti sono storici in termini di dimensioni, velocità e portata. Mentre la profonda incertezza che ricorda lo sviluppo e l'adozione di tecnologie emergenti significa che non sappiamo ancora come si svilupperanno le trasformazioni guidate da questa rivoluzione industriale, e qui tra parentesi ho scritto, quello che viviamo in questi ultimi mesi è proprio causato da questa incertezza, anche perché litigano. L'ho già detto diverse volte, in un momento un po' così. Io credo che sono un po' fermati, no, in quello che stanno facendo, per due motivi: un po' perché l'introduzione a livello europeo del passaporto digitale è molto più complesso, è una bella cosa a dirsi, ma difficile a farsi, e poi perché probabilmente ognuno ha anche un'agenda un po' diversa. Continuo. La loro complessità e interconnessione tra i settori implica che tutte le parti interessate, la società, il mondo accademico e la società civile, hanno la responsabilità di lavorare insieme per comprendere meglio le tendenze emergenti. La comprensione condivisa è particolarmente critica se vogliamo plasmare un futuro collettivo che rifletta obiettivi e valori comuni. Dobbiamo avere una visione completa e condivisa a livello globale di come la tecnologia sta cambiando la nostra vita e quella delle nostre generazioni future, e di come sta ridisegnando il contesto economico, sociale, culturale e umano in cui viviamo. I cambiamenti sono così profondi che, dal punto di vista della storia umana, non c'è mai stato un momento così promettente e allo stesso tempo così pericoloso. La mia preoccupazione, tuttavia, è che i responsabili delle decisioni siano troppo spesso intrappolati nel pensiero tradizionale, lineare. Qui lui tra parentesi ha scritto è rivoluzionario, secondo me è un errore, perché lineare è in contrapposizione a rivoluzionario, lo dice lui stesso dopo, continua dicendo, o troppo assorbiti da preoccupazioni immediate per pensare alle forze di rottura e innovazione che danno forma al nostro futuro. So bene che alcuni accademici e professionisti considerano ciò che sto dicendo semplicemente come una parte della terza rivoluzione industriale. Tre ragioni, tuttavia, sostengono la mia convinzione che sia in atto la quarta e distinta rivoluzione. Tre punti che sono: velocità. Contrariamente alle precedenti rivoluzioni industriali, questa si sta evolvendo a un ritmo esponenziale piuttosto che lineare. Questo è il risultato del mondo sfaccettato e profondamente interconnesso in cui viviamo e del fatto che la nuova tecnologia genera tecnologie sempre più nuove e capaci. Ampiezza e profondità. Si basa sulla rivoluzione digitale e combina molteplici tecnologie che stanno portando a cambiamenti di paradigma senza società e individualmente. Non cambia solo il cosa e il come si deve fare le cose, ma anche il chi. Impatto sui sistemi. Comporta la trasformazione di interi sistemi attraverso paesi, aziende, industrie e società nel suo complesso. Nello scrivere questo libro, la mia attenzione è fornire un'introduzione alla quarta rivoluzione industriale. Cos'è che potrà, come, scusate, cos'è, cosa porterà? Come avrà un impatto su di noi e cosa si può fare per sfruttarla per il bene comune. Questo volume è destinato a tutti coloro che sono interessati al nostro futuro e che si impegnano a sfruttare le opportunità in questo cambiamento rivoluzionario per re rendere il mondo un posto migliore. Ho tre obiettivi principali: aumentare la consapevolezza della completezza tecnologica e del suo impatto multiforme, creare un quadro di riflessione sulla rivoluzione tecnologica che, dopo
delinei le questioni fondamentali e metta in luce le possibili risposte, e fornire una piattaforma da cui ispirare pubblico-private cooperazioni e partenariati su temi legati alla rivoluzione tecnologica. Soprattutto questo libro vuole sottolineare il modo in cui tecnologia e società coesistono. La tecnologia non è una forza esogena sulla quale non abbiamo alcun controllo. Noi siamo vincolati da una scelta binaria tra accettare e vivere con essa o rifiutare e vivere senza. Invece, prendere il cammino tecnologico come un'invito a riflettere su chi siamo e su come, e come viviamo il mondo. Più pensiamo a come sfruttare la rivoluzione tecnologica, più esamineremo noi stessi e i modelli sociali sottostanti a che queste tecnologie incarnano e abilitano, e più avremo l'opportunità di modellare la rivoluzione in modo che migliori lo stato del mondo, plasmare la quarta rivoluzione industriale per garantire che sia autorizzante e incentrata sull'uomo piuttosto che divisa e disumanizzante, piuttosto che decisa da un singolo azionariato, da settori industriali o culturali. La natura fondamentalmente e globale di questa rivoluzione significa che influenzerà e sarà influenzata da tutti i paesi, le economie, i settori e le persone. È quindi fondamentale investire attenzione ed energia nella cooperazione tra più parti interessate, oltre confini accademici, sociali, politici, nazionali e industriali. Queste interazioni e collaborazioni sono necessarie per creare narrazioni positive comuni e piene di speranza, consentendo a individui e gruppi di tutte le parti del mondo di partecipare e beneficiare nelle trasformazioni in corso. Gran parte delle mie informazioni e delle mie analisi contenute in questo libro si basano su progetti e iniziative in corso al World Economic Forum e sono state sviluppate e discusse durante recenti incontri nel forum. Pertanto, questo libro fornisce anche un quadro per plasmare le attività future del World Economic Forum. Ho anche tratto spunto da numerose conversazioni che ho avuto con leader aziendali, governative e della società civile, nonché i pionieri della tecnologia e i giovani. È in tal senso un libro crowdfunding, che vuol dire, ho scritto tra parentesi, la pratica di finanziare un progetto, un'impresa, raccogliendo denaro da un gran numero di persone che contribuiscono ciascuna con un importo relativamente piccolo, tipicamente tramite internet. Il prodotto della saggezza illuminata collettiva delle comunità del forum. Questo libro è organizzato in tre capitoli. La prima è una panoramica della quarta rivoluzione industriale. La seconda presenta le principali tecnologie di trasformazione. La terza fornisce un'analisi profonda dell'impatto delle rivoluzioni di alcune di queste sfide politiche che poi. Concludo suggerendo idee e soluzioni pratiche su come adattare, modellare e sfruttare al meglio il potenziale di questa grande trasformazione. Avete domande? Erika, buonasera. Ho appena letto Buonasera. l'introduzione scritta Stella. da Klaus Schwab sul suo libro La quarta rivoluzione industriale. Io ho tradotto così un po' al volo l'introduzione. È un libro molto più interessante di quello che si può pensare. Allora, lui a un certo punto, alla fine del capitolo, elenca quelli che sono, auspica o prevede, entro il 2025, però vi dico subito che entro il 2025, secondo me siamo già nel 2023, non se ne parla nemmeno, forse sarà nel 2030 e anche più avanti, con l'introduzione di tutte queste nuove tecnologie, che ve le leggo molto velocemente, cioè una, due, tre, quattro, eccetera. Dice, tecnologie impiantabili ovunque, eh? Quindi questi chip, come sapete, che possono essere messi anche sulle borse di Fendi per tracciare la borsa, possono anche essere messi sulle vacche, sui delfini, no? Oggi si usano queste cose qui, no? Per tracciare e vedere come si spostano gli animali, eccetera, eccetera. Poi, nostra presenza digitale, nel senso che anche noi, piano piano, ci stiamo trasformando, no? Come dei delfini, piano piano ci digiteranno anche noi, sapranno in qualsiasi momento, tramite il telefono, oppure
altri sistemi che menziona, cosa faremo, cosa penseremo, se penseremo bene, se penseremo male. Poi la visione come nuova interfaccia, per esempio visione nel senso di questi occhiali speciali, no? Che si usano per interfacciare. Guardi gli occhiali e hai delle visioni a 360 gradi molto particolari in cui te puoi anche immaginarti delle cose. Nel futuro ti faranno vedere quello che te vedi nel cervello. Internet indossabile, per esempio Apple Watch funziona già quasi come un cellulare se uno lo vuole utilizzare. Io per esempio non ce l'ho, però computer onnipresente, quindi la tecnologia sarà la farà da sovrana, no? Con tutta la computerizzazione, eccetera. Super computer in tasca, cioè ti potranno mettere, volendo, anche un piccolo microchip in tasca che sarà un vero e proprio super computer. Archiviazione di tutti i dati, in questo caso collegato al supercomputer, per cui ti avrai un'enorme quantità di gigabyte in un microchip di uno spillo, no? Della testa di uno spillo. Internet delle cose, quando ho letto questa cosa qui 3-4 anni fa, mi ricordo, era a New York, ho detto, ma che cosa dicono questi qui? Sì, praticamente Internet delle cose sarà collegata anche con la casa, no? Con tutto quello che avviene, quindi te dirai al frigorifero, apri la porta e il frigorifero si apre, oppure dirai attacca l'aria condizionata e l'aria condizionata partirà. Tutto questo, si divertono queste cose. Vabbè, casa connessa, la stessa cosa. Città intelligente, ovviamente tutte le città, i nostri microchip, che ha i satelliti, che ha centrali che coordineranno tutto, quindi non ci saranno più semafori, non ci saranno più incidenti, non ci saranno più strisce pedonali, sarà tutto automatizzato. Quando uno vuole attraversare la strada, non so quel che farà, attraversa, la macchina si ferma. Ecco, poi big data sono importanti per i governi, no? Perché questi governi vogliono controllare tutto e tutto, quindi avranno bisogno di questi, hanno già bisogno di questi grandi cervelloni, queste banche dati, dove inserire tutti i nostri dati. Auto senza conducenti, come sapete già, ci sono queste sperimentazioni, addirittura il Nevada recentemente ha approvato la legge, collegate ovviamente anche con le macchine elettriche, eccetera, eccetera. Intelligenza artificiale e processo decisionale, qui si parla di AI, famosa AI, no? Intelligenza artificiale che sarà un microchip che sarà collegato all'interno del nostro corpo e ci trasformerà in una sorta di Superman, volendo, no? Perché ci darà anche, secondo me, per certi aspetti, ci potrebbe dare anche dei poteri che in questo momento non abbiamo. Poi intelligenza artificiale con letti bianchi, robotica nei servizi, ho fatto tutte le specifiche, Bitcoin e blockchain. L'economia della condivisione, tutto sarà praticamente in connessione, sarà una grande rete, un grande network in cui si potranno condividere praticamente tutto, anche e soprattutto le macchine, no? Le macchine proprio non esisteranno più, si condivideranno dei mezzi e basta. Governi e blockchain, ecco, qui faccio un commento su quelli che stravedono per il Bitcoin. Allora, qui che cosa si parla? Qui si parla di quelle azioni che l'elite, questi qui del forum ed altri, vogliono fare, no? Già il fatto stesso che point significa che il Bitcoin fa già parte, scusate, significa già che il Bitcoin, seppur scollegato dal con un certo tipo di controllo, è già sotto il controllo del sistema della blockchain. Questa blockchain è già sotto il controllo dell'elite, che se no non l'avrebbero mai inserito in questo progetto qui. È soltanto un'altra maniera per controllare quello che facciamo. L'economia della condivisione. E poi il Bitcoin non avrebbe perso tutto quello che ha perso se fosse scollegato dal sistema, perché questo grande reset non c'è ancora stato. Siccome l'economia per la borsa sta ancora gonfiando, sta ancora volando, non si capisce perché abbia perso il 50%. Un po' di logica. Poi c'è naturalmente la famosa stampa 3D per le produzioni di cose, ma ci sarà anche la famosa stampa 3D per la salute umana, cioè la 3D avrà la possibilità di creare un organo che deve essere magari trapiantato, perché quello esistente non è buono, e quindi
sì, con la stampa 3D si creerà un nuovo fegato. Forse sarà meglio, anziché usare gli organi dei bambini, no? L'avete visto, sentite la notizia, no? Che sembra insomma, degli esponenti dell'OMS, dell'OCSE, hanno proprio oggi o ieri, insomma, detto che in Ucraina stanno allevando praticamente dei bambini da 2 a 7 anni, dico la notizia in sintesi, e quelli poi migliori, più belli vengono rivenduti a pedofili e quelli più brutti vengono fatti a pezzettini e vengono venduti gli organi, di cui poi gli organi vengono venduti. Sembra fantascienza. Siccome la pedofilia, ricordatevi, è uno degli argomenti che io non ho mai trattato, ma appunto è un argomento talmente tabù quello lì che tu non si sa, praticamente sa niente, ma è un argomento del quale non si deve assolutamente parlare. Come tocchi quello, muori. Ora voglio vedere che succede a questi qui che hanno fatto la denuncia. Poi c'è ovviamente l'intervento che è possibile fare nel disegnare gli esseri umani, cioè intervenendo all'interno del genoma, e come ultimo punto, 23° punto, le neurotecnologie. Vedete quante cose ci sono in ballo. Quindi tutte queste cose qui, loro un po' più, un po' meno, un po' prima, un po' dopo le faranno. Noi lo vedremo questo mondo qui. Dobbiamo soltanto scegliere se lo vediamo dall'Italia o dall'Europa o comunque sia dall'Occidente o lo vediamo magari dalla Tanzania e da Zanzibar, che il mondo sarà visto da qua per noi come un film, no? Quello che vediamo. Non è mica una cosa, tutte queste cose qui di cui si parla qui arriveranno forse fra qui, che 30 anni, 40 anni. Prendo le banche adesso, che le banche fino a 5-10 anni fa non esistevano mica le banche che ci sono oggi. Allora, mi fermerei qui per un attimo. Avete domande? Sì, avrei una, Vieni. forse ingenua. Cioè, Vieni, vieni. secondo te, tutti i governanti politici, diciamo, europei, non solo europei, occidentali, no? Che praticamente stanno prendendo ordini dall'UEF, da Schwab, eccetera. Praticamente, al di là, insomma, di quelli che sappiamo contano, hanno, insomma, i loro benefit vari, ma gli altri, secondo te, sono veramente totalmente idioti per accettare tutto ciò? Non stanno capendo nulla di quello che sarà il futuro che si prospetta per tutti noi? O sono tutti conniventi, diciamo, corrotti? Ecco, questa forse è una domanda ingenua, però No, no, non è volevo capire ingenua. che No, percentuale secondo te c'è di idiozia in tutto ciò per c'è, no, accettare non c'è questo. idiozia, no, non c'è idiozia, c'è solo ipocrisia, falsità, omertà, tanta, perché Opportunismo. loro, esatto, loro sono, è un po' come, io credo un po' di aver capito, non voglio offendere nessuno, per carità di Dio, ognuno è com'è, è un po' come all'interno della mafia, no? Te all'interno della mafia studi la teologia e te vedi che la carboneria già all'epoca era stata elencata tra gli ordini iniziatici, perché di fatto è nata così. Lasciamo perdere se non ha una tipica ritualità massonica, è comunque un ordine iniziatico, perché quando entri dentro sei sotto giuramento e devi rispettare certe regole. E guardate, a me questa cosa qui piace. Anch'io non sono mai entrato in questi ordini qui perché poi perdi la libertà, ma come concetto il fatto di dire che te spendi la tua parola e la mantieni ha un grande valore per me. Però io la uso fuori da questi sistemi, no? Nella mia vita di tutti i giorni. Quindi per darti la risposta si crea la stessa situazione, la maggior parte di loro sono sotto giuramento. Sono tutti massoni, la gran parte di loro, ho detto tante volte che anche coloro che fanno parte di tanti ordini ecclesiastici sono la stessa cosa, o dei Cavalieri di Malta, sono tutti all'interno di questo club. Si rispettano, anche se sono in parti opposte, ogni tanto si fanno gli sgambetti, ma in linea di massima si rispettano. Infatti, se vi ricordate, anche durante la Guerra Fredda, nonostante le tensioni che ci hanno detto che esistevano, non è mai successo
un incidente diplomatico, a meno che si sia saputo, ma anche ho visto anche tanti video in passato, no? Mi ricordo un generale russo, ancora in America, parlo di un video magari visto 10 anni fa, diceva: no, 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 la guerra fredda non c'è mai stata praticamente, perché noi a livello di intelligence avevamo l'ordine di non creare casini. Uno faceva proprio, le spie sono finite con la fine della seconda guerra mondiale, e noi ne facevamo il nostro e la CIA e gli altri facevano il proprio, ma non c'è mai stata una vera tensione tra noi. C'era una tensione causata per tenere, ricordate, no, i missili di Cuba, eccetera, per tenere l'opinione pubblica sotto pressione. La gran parte degli eventi importanti sono stati creati, ma ritorniamo a quello che si diceva. Quindi per cui uno sa, e questo Justus Mallins l'ha spiegato centinaia di volte, se vedete i video, quando parlava del Council on Foreign Relations, eccetera. Se entri all'interno di questi circoli, no? E te segui quello che ti dicono di dire, sei brillante, segui l'agenda. È come se loro avessero uno spartito, è come se fossero tutti degli attori e delle attrici. Finché te reciti bene, rimani all'interno, fai un sacco di soldi, sei stimato, ti intervistano tutti i giorni alla televisione, ma questi qui che intervistano tutti i giorni, ma intervistano sempre i soliti. Da una parte e dall'altra, intervista sempre i soliti, sono lì, si fanno battibecco, ma sono sempre gli stessi. Come mai a me non mi intervista più nessuno? Dobbiamo un po' ragionare anche sulle cose. Quindi, per darti la risposta, Fabio, è così. No, la prima volta che arrivo a quello che dice Justus Mallins, lo dice lui, non lo dico io. Justus Mallins è uno degli autori che per certi aspetti stimo di più, perché sulla Federal Reserve è stato il primo. Anche lui era un iniziato, non l'ha mai detto. Lui era un iniziato. Va bene, no, certe cose non le sai, le sanno soltanto loro. Va bene. E infatti, a un certo punto si è sentito male, era già un po' vecchiotto, è malandato e è morto in circostanze misteriose. Lui ha detto che nel momento però in cui te vai fuori dello spartito o fai anche un errore che comunque è un errore grave, immagino, sei fuori. Sei fuori, ti buttano fuori. Quindi, queste persone sono che hanno una paura tremenda della spada di Damocle che hanno sulla testa, che in qualsiasi momento, boom, gli può tagliare il collo. Ma questo in tutti i settori. Ma è come se fosse una struttura militare. Sono strutture gerarchiche militari. Capite? È la stessa cosa. Quando se il superiore dice una cosa, te gli ordini non le devi discutere, li devi seguire e basta. Non puoi neanche fare un commento, non puoi dire niente, non puoi neanche fare una faccia storta. Li devi eseguire, essere obbediente e basta. È esattamente la stessa cosa, anche se si presenta in maniera diversa, secondo quello che posso aver capito io. Grazie. Prego. Ma io volevo chiedere una cosa, ma Dimmi, Renato. il microchip ce lo metteranno solo a noi o se lo metteranno anche loro? Una bella domanda, però hanno fatto. Stessa cosa. Io credo che loro il vaccino non l'hanno fatto, loro l'hanno fatto, si sono fatti iniettare dell'acqua distillata, no? Ufficialmente si sono fatti vedere, che poi fra l'altro, non so se vi ricordate, hanno fatto vedere questi video in cui si vede bene che il lago non entra, no? Dico, ma se devi fare una cosa di quel tipo, ti metti d'accordo, fai un bello show, organizzi un bello show con una troupe e ti fai iniettare dell'acqua distillata, ma fai vedere che il lago entra. Ora io queste cose le vedo io perché sono, le noto io queste cose qui, la maggior parte delle persone non le notano, no? Hai visto, l'ha fatta anche lui, e poi si vede che il lago non entra, cioè, capito, fa finta di entrare, ma non entra mai. Quindi siamo anche a questi livelli qui. Secondo me, assolutamente no. Ci sarà una elite come quella che spiego io, riporto io nell'allegato al volume 2, la famosa intervista di Aaron Russo con Nick Rockefeller, dove
parla anche dell'11 settembre. Queste cose dovete leggerle, perché se poi le leggete capite anche come mai il grande lavoro, il grande documentario di Massimo Mazzucco in realtà è fatto a metà. Perché lui parla di alcune cose che fa piacere, che vogliono sentire tutto, però non parla di altre cose. E non ne parla perché non ne può parlare, perché anche lui è un iniziato. Quindi, all'interno di questo annesso, questo allegato, io parlo di una cartina che veniva distribuita agli amici della polizia, e questa cartina qui simile, non la microfono, racconta: noi ti daremo, al lusso se entri, una cartina nella quale c'è scritto KMA, in italiano è KMA. C'è qualcuno di voi che alla lettera si ricorda che vuol dire? Maias. Ripetilo. No, non lo ridico. Dai, 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 lo so che lo sai. Dai. Kiss my ass, mi sembra, no? Giusto. Vuol dire? Baciami il culo. Loro si faranno una cartina in cui ti diranno una cosa, ti rideranno, ti metteranno all'elite, metteranno in condizioni di avere una cartina in cui ci sarà scritto una cosa di questo tipo. Cioè, ti prendono anche in giro, però a quel punto la cartina la fai vedere al poliziotto e lui ti fa passare. E la stessa cosa farà col QR, avranno un QR in cui c'è scritto leccami, scusate, ci sono delle signore collegate, non le posso dire le parolacce. No, però per dire, avete capito, no? E devono passare. È così che funziona Renata al mondo, come credi che funzioni? Ti ho dato la risposta? Ma sì, la risposta è chiarissima. Ma allora, chi si sottrae a tutto questo, e per esempio se ne va a vivere in aperta campagna, come stanno già facendo alcuni gruppi in Italia, quelli verranno distrutti sistematicamente perché non si ribellano, no? Allora, guarda, guarda, ti ringrazio di questo commento che hai fatto, perché io queste cose le ho già dette precedentemente. Allora, se da un lato io vedo con simpatia questi giovani che vogliono creare queste comunità anche economiche, ecologiche, no? Con l'energia sostenibile, con me Sì, sfondi una anche porta una aperta. moneta propria hanno. Scusami, Renata, sto dicendo, con me sfondi una porta aperta, per carità di Dio, la tecnologia che può servire veramente a migliorare la vita è benvenuta. Il problema è che questi ragazzi non capiscono che sarà ancora più facile per il sistema andare lì a ciuffarli, anziché fare magari 40-50 viaggi, ognuno in case diverse, no? Perché prima abitavano appunto 50 famiglie diverse. Vanno in un villaggio unico e li acciuffano tutti, in un colpo solo. Automaticamente si Ho candidano capito. come terroristi, come posso dire, autoterroristi, si autocertificano come terroristi. Bisogna essere più furbi e imparare a convivere col sistema. Se no, uno, come dice il dottor Day, deve seguire le deve essere in condizioni di seguire le regole della giungla. Cioè, quali sono gli animali? Qual è la prima cosa che un animale in pericolo fa? Ecco. Beh, scappa. E fa la stessa cosa, perché quel regime che stanno creando in questo momento è il regime della giungla. E quindi bisogna avere gambe per scappare via lontano. Chi sta lì muore. Perché l'animale che non scappa arriva al leone, boom. È l'unica cosa che può fare la gazzella quando è inseguita è scappare, avendo il culo, la fortuna di poter scappare. Invece, molti di noi assistiamo
a questa cosa in poltrona, oh, è così, a bocca aperta. E poi fra l'altro non si capisce nemmeno quello che stanno facendo. Molti non hanno capito assolutamente niente di quello che sta succedendo. Ma è Quindi, finito tutto, dicono che è finito tutto, siamo tutti a posto. esatto. Poi ora come ora, Fabio, finito tutto, non c'è più problemi, non c'è nemmeno, no, non c'è più Perché problemi. parliamo ancora di queste robe? Allora poi Intanto è finito tutto. Non ve ne ci sarà accorgerete più tutto. lasciapassare, quindi. Capito, Renato? È un, purtroppo è un po' così questa cosa. Bisogna Sì. studiare di più, io l'ho detto tante volte. Abbiamo smesso di studiare, di documentarci e purtroppo è un errore gravissimo che stiamo pagando molto caro. Altre domande? È un esempio di quello che vi dicevo quando ho parlato di cercare di convivere con col sistema, è l'idea che ho avuto sul certificato vaccinale. No? È un esempio molto semplice, ma quanti l'hanno fatto? Quanti? Lo 0,00000, forse 1% di quelli che mi hanno seguito fino adesso. Ora poi è tutto finito. Se ne parlerà poi magari tra 2 mesi, no, non sono più disponibili e voglio vedere come ci venite in Tanzania se vi chiedono il QR e vi dovete vaccinare, dovete chissà che poi dopo stringeranno ancora di più la cinghia, no? Man mano che si va avanti tutte le nazioni saranno ancora più sotto controllo, quello che si può succede sempre così, quello che si poteva fare negli anni 50 e 60, andare in giro per le strade tranquilli, senza casco, entro qua, sul motorino, che facevano negli anni 50, 60, 70. Poi a un certo punto si è più potuto fare, no? Quindi dobbiamo prevederle un attimo le cose. Io ho sempre ragionato così, mi sono purtroppo complicato molto la vita perché mi sono reso conto di essere contornato da persone che invece non cercano mai di prevenire le cose. Ci si buttano magari dentro quando sono già successe. Cioè, dopo cominciano a lavorare o cominciano quando poi scoprono di avere il cancro, allora lavorano sulla dieta, non prima. Fate fare un esempio banale, no? Così ci si capisce. E no, bisogna purtroppo lavorare sulla prevenzione. Ma io immaginate se loro potessero andare avanti con un progetto del genere, se soltanto il 20% delle persone avesse letto la trilogia, avesse acquisito una certa consapevolezza, si dovrebbero cambiare agenda. Il 20% delle persone, non lo dico io, lo dice uno scienziato, che è un fisico che si chiama, ora ve lo dico se mi viene in mente, la soglia non è il 50%, è molto meno. A livello di consapevolezza per arrestare il processo. Ma quanti saremo che abbiamo capito in Italia? L'1%? Poi anche la gente che ha capito cosa fa? Non fa niente. Magari va a fare un corteo, va a fare queste cose qui. Poi va sempre all'indirizzo sbagliato. Hai Quindi se ragione, leggi Max. la trilogia. Sì, certo. Poi se leggi la trilogia, te capisci che non devi andare lì in piazza al Montecitorio, come si chiama? Lì non ci deve fa niente, lì quello non conta nulla. Dove bisogna andare? Me lo fate dire. Lasciamo perdere. Chi deve capire ha capito. Chi deve capire che ha letto ha capito, non occorre neanche dire. Max, posso dire una cosa? Voglia. Tieni presente, almeno io le persone che conosco, la maggior parte di quelle che non si sono vaccinate, adesso come adesso, sono tranquillissime, secondo loro non avverrà più niente. Quindi non è solo Purtroppo i no. vaccini, non sono solo i vaccinati, ma anche i non vaccinati, purtroppo se arriviamo all'1% è già tanto. È Sì, veramente perché trista loro, la ti cosa. spiego Carla, per quello che posso aver capito io, ti spiego, loro non è che non si sono vaccinati perché hanno capito veramente tutto il processo, non si sono vaccinati perché avevano paura, come mia sorella.
Mia Esatto, sorella mica esatto. si è mica vaccinata perché ha paura dei vaccini, ha paura, paura di questa cosa qui. Ma non è che non l'hanno fatto in maniera, come posso dire, di coscienza, cioè dopo aver capito esattamente tutta la truffa che c'era dietro, tutto l'inganno che c'era dietro. Per paura. E quindi è chiaro, non ha capito niente. Pochissimi. Confermo. Eh? Confermo. Eric, bravo, grazie, ti ringrazio. Benissimo. E quindi andiamo avanti, altre domande? Potete fare anche delle domande, insomma, di diversa natura, non occorre stare. Avete visto il video che ho postato sulla pedofilia, eh? Della pedofilia, quello è proprio l'argomento tabù, 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 di cui non si può assolutamente parlare. Mentre qualche magistrato coraggioso potrebbe intervenire in alcuni settori e forse sgabellarla, forse in qualche maniera, diciamo così, perlomeno per aiutare a rallentare il processo. Come vedete, mai, non troverete mai un magistrato che avete visto quello che è successo in Belgio, no? Negli anni addietro, quando c'è stata quella cosa lì. Non è successo assolutamente niente. Poi tutte le case reali purtroppo sono coinvolte anche quelli che non si vogliono sposare, sono coinvolti anche loro. E quindi, d'altronde, scusatemi un attimo, no? Ma siamo tutti adulti qua. Noi sappiamo che la sessualità fa parte della nostra natura, come negli animali. Ognuno ha la propria sessualità, e mi si deve spiegare in base a quale principio uno che prende i voti dovrebbe rinunciare ad una cosa naturale. Cioè, in base a quale Dio ha obbligato questa cosa, che ha detto questa cosa qui, o Gesù, mai. Gesù era sposato. Era ebreo, era sicuramente sposato, forse con Maddalena, no? Quindi, cioè, com'è che ho avuto in mente a questi qui a un certo punto hanno detto: no, 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 noi non ci si sposa, noi dedichiamo la vita Sì, col cavolo sarebbe però, l'effetto. perché col cavolo, perché comunque hanno rapporti con le suore, infatti quando rimangono incinta poi questi bambini vengono dati in adozione, quindi Ma non sono infatti, dedicati, sono ipocriti, esattamente, come quello che. Cioè, tutta la Chiesa è un'ipocrisia. certamente, quello che stavo dicendo, uno deve poi sfogare i propri istinti, no? Dopo un mese, io ora faccio una battuta. Ma io sono convinto che se uno sta un mese, soprattutto un uomo, una donna, non lo so, però un uomo, un mese senza avere rapporti sessuali, diciamo così, appaganti. Ma secondo me vede la Madonna, Cristo, tutti gli angeli, li vede tutti, insomma. Cioè, capito? Si creano delle situazioni anche a livello mentale che sono troppo stressanti. Fa parte della natura umana avere dei rapporti sessuali con l'altro sesso, no? E per quale ragione? Ma è chiaro, uno poi diventa pedofilo oppure ha rapporti insomma, con le suore, ci sono delle situazioni che sono veramente ridicole. Anche questa cosa è un tabù che dovrebbe veramente finire. In questo senso approvo quello che ha fatto la Chiesa protestante, che permette ai pastori di sposarsi, no? Hanno sicuramente una vita più equilibrata e più in equilibrio loro che i nostri preti, con tutto rispetto. Poverini, io le compatisco perché magari molti sono anche proprio, posso dire, no? Rispettano anche queste regole qui. È veramente, non è una cosa naturale. Anche loro che sono lì insomma, per aiutare la crescita spirituale, no? Dell'allievo o insomma, di chi segue la Chiesa, insomma, cristiani. Che la loro spiritualità in maniera più compiuta se non fossero così stressati sessualmente, ma questa è una cosa logica, no? Via, chiudiamo l'argomento qui così perché tanto ormai.
Ciao Franco. Scusa, ma il signor Epstein per te è Ciao. veramente morto? Scusami? Non ho capito, Fabio, ripeti. Ah, dico, il signor Epstein è davvero stato trovato morto in carcere? Chi, scusa? Epstein. Jeffrey Epstein, ti ricordi? Oh, Epstein. Bah, quello lì, sai, non so che dirti, non lo so, può darsi benissimo, se si metteva a parlare quello lì, veniva giù mezzo, mezzo, Ok. capito? Cioè, personaggi quelli lì che se possono poi li mettono a tacere, no? Capito? È troppo pericoloso farli testimoniare, fargli dire delle cose. Comunque lui era molto vicino a Donald Trump. Eh? Erano amici da lunga data. Era un po' Ma tutti resistente. insieme, Gates, c'era Clinton, un sacco di gente. È lo stesso club. Non si capisce che non c'è destra, sinistra, democratici, repubblicani. Non esiste al mondo. È tutto lo stesso club. Ma voi seguite i simboli. Sui simboli, i simboli non mentono mai. Io ieri ho visto un film di James Bond che non avevo mai visto, perché io da quando sono andato in America, dal 99 fino al 2011-2012, io ho perso completamente tutto. Sono riuscito a vedere i campionati del mondo di calcio e praticamente basta, non ho visto più film. Non ho mai visto giocare il fenomeno Ronaldo in diretta, mai, mai visto, no? Per dire. E ora adesso però lo sto recuperando, quindi mi sono scaricato questi film e che ho visto questi. Cioè, questa è ambientato ovviamente tra Londra e la Corea del Sud e l'Islanda, mi sembra ricordare. La Corea del Nord, scusa. E la Corea del Nord c'era già all'epoca il regime, no? Quel regime lì. Ma qual è il simbolo della bandiera della Corea del Nord? Qual è il simbolo della bandiera della La Corea del Nord? stella È la pentalfa. stella col cerchio intorno. Che cosa vuol dire la stella col cerchio intorno? In geografia è lo stesso simbolo comune in massonico, la stella, che poi rappresenta comunque anche Venere, che c'è nella bandiera americana, che c'è ovviamente anche in quella russa, che c'è in tantissime altre bandiere, la stella, col cerchio intorno, che poi si chiama pentalfa, no? E quello è il pentagramma. Stessa cosa, si chiama pentagramma, c'è cerchio, stessa roba. Eppure sono i cattivi, adesso no, che se possibile, che loro hanno bisogno di cattivi, se ci sono li creano, ma a quel livello lì sono tutti d'accordo. A grande livello, sono a livello poi diplomatico, a livello soprattutto militare, sono tutti d'accordo, tutti fratelli. Andiamo avanti. Altre domande? Se no abbiamo già fatto una cinquantina di minuti, si può anche interrompere qua stasera. Voglio annunciarvi di nuovo, se ci fosse bisogno, che ufficialmente è possibile, ma l'abbiamo testato diverse volte. Per gli ultra cinquantenni, ovviamente a determinate condizioni economiche perché variano, ottenere un visto per 2 anni come pensionati con una documentazione ridicola, serve soltanto in banca con 15.000 euro, una cosa di questo tipo, 15-20.000 euro, 20.000 euro sono più che sufficienti. In 3 giorni non c'è nessun paese al mondo in cui te puoi venire, e ottenere il visto in 3 giorni. Ora, un'amica che ci ascolta è già venuta e lo può testimoniare, anche se lei non l'ha fatto. Il prossimo sabato, il mercoledì è occupata, ma il prossimo sabato, se tutto va bene, ci sarà la testimonianza si chiama Mariella, che è venuta circa 2 mesi fa e farà una testimonianza generica,
su come si è trovata, una cosa e quell'altra, e parlerà anche del visto ottenuto in 3 giorni. Quindi questo lo posso garantire io, a questo punto. Per quello che conta, e chiedi di vivere qua. Basta avere un piccolo budget per venire a fare la solita settimanetta, anche con un po' di vacanza, fare il visto, dare un'occhiata anche a tutto come funziona, e uno con la coscienza a posto, no? Fa tutto quello che devo fare. Se vuole può ottenere anche il QR. Tornare in Italia tranquillo, continuare a fare il solito lavoro, perché qualsiasi cosa succeda per i prossimi 2 anni, lui ha il lascia passare per andare in qualsiasi momento al sicuro. Lui e la sua famiglia. Altre domande? Stiamo ancora lavorando un attimino sul progetto del residence. Posso dirvi 2 parole di questo, su questo? Siamo riusciti a chiudere il contratto di Giacomo. Ricordate, ve l'avevo accennato, che ha comprato un piccolo terreno e abbiamo prima fatto il contratto, diciamo così, preliminare. La scorsa settimana sono andato a Zanzibar, sono entrato lunedì, avviato finale con il rilascio del famoso title deed, che è il certificato di proprietà che io ho fatto anche tradurre in inglese dall'avvocato, quindi è disponibile anche quello, il documento che serve poi per poter iniziare i lavori. Adesso sono d'accordo con un signore, inizieremo via fuori adesso, questo signore che poi deve fare queste case utilizzando un container usati, no? Quei container di trasporto usati. Deve lavorare ancora sul progetto, però iniziamo a fare il muro di cinta tutto intorno col cancello. Facciamo anche un po' di esperienza lì, perché queste cose io non le ho mai fatte. E poi c'è ecco, iniziamo a fare questa cosa qui. E poi, diciamo, dopo, quindi siamo a fine mese, settimana, prima o seconda settimana di luglio, dovremmo essere in grado di presentare il progetto per l'approvazione per fare questo. No, diciamo, con le case, con questi container. Il progetto mi piace molto, spero di riuscire a mantenere, di rimanere in certi costi. Ve lo posso anche dire, è un progetto questo che non dovrebbe superare, come casa, con tutto servizi, insomma, bellino, una cosa semplice ma carina, e dai 30 ai 35 mila, dollari. Si parla sempre di dollari, ricordatevi. E con questi soldi qui, come sapete, in Italia forse ci comprate un garage, non so, in un paesino, ci fate niente. Eh? Quindi, come io ve lo dico anche come investimento, questo qui è anche, secondo me, un ottimo investimento. In alternativa, se uno c'ha soldi in banca che sono lì all'oro, no? Investimento all'oro. Se viene il progetto che ho in mente io, perché l'importante è le cose, riuscire a vederle nella testa, no? Bisogna studiarci, 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 che poi piano piano ti maturano la testa. Allora che c'è un problema, poi naturalmente qui c'è il problema della fornitura di tanti materiali, perché non siamo a Zanzibar, non siamo in Tanzania. In Tanzania molte cose in più si trovano, e tante volte a Zanzibar sono un po' a rilento e i materiali non si trovano, quindi c'è da fare all'inizio soprattutto un certo tipo di lavoro di ricerca. Che è una cosa anche molto interessante per me, perché io mi è sempre piaciuto lavorare con le mani, creare cose. Non dimenticate che sono un inventore, la mia invenzione è depositata al governo americano. E vabbè, quindi magari qualcuno che è interessato, o qualcuno che ha un amico che può essere interessato, anche se non necessariamente a venire a vivere qua, ma è interessato a fare un certo tipo di investimento, proprio dal punto di vista dell'investimento, è un investimento ottimo. Adesso la strada non c'è, quando ci faranno la strada alla zona residenziale, come ho detto tante volte, la proprietà immediatamente acquisterà un 30-40%. Avete altre domande?
Ecco, allora se non ci sono altre domande, io per stasera chiuderei qui, abbiamo insomma detto abbastanza, vi ricordo l'appuntamento del sabato alle 9 come al solito, e altrimenti ci risentiamo. Carla verrà a trovarmi, lo dico perché quando poi ci ricollegheremo la prossima settimana, Carla sarà già qua, Carla che ci segue, mi segue sempre, arriverà martedì. Rimarrà qua per 5 giorni, rimarremo qua 2 giorni, deve fare appunto insomma, le cose pratiche, diciamo, le residenze, poi dopo andiamo a Zanzi, poi dopo rientrerà. E arriverà qua anche un'altra amica, Paola, da Roma, e invece lei si tratterrà, vuole venire e rimanere qua. Io cerco di convincerla, forse dovrà ritornare anche in Italia a fare altre cose, quindi mi preoccupo relativamente. Altrimenti, come dicevo, ci sentiamo il prossimo mercoledì alla stessa ora. Un saluto a tutti, buonanotte, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Prego. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie, buona serata.